Sono passati 8.000 giorni da quando l'essere umano si è autodistrutto. Ho passato molto tempo ad analizzare e calcolare le condizioni migliori per riportare l'umanità sulla Terra, e ci sono riuscita. Ho creato Eva, il primo essere umano sulla Terra dopo la catastrofe. Sono consapevole della sua grandezza. La sua mente e il suo pensiero possono espandersi in infinite strade, a me sconosciute. Il timore che possa perdere il controllo, come ha fatto la sua specie, mi ha portato a costringerla in una routine piatta e meccanica. Il programma sta andando secondo i piani. Eva sta crescendo. Giorno 63. Eva rispetta la sua routine, segue le istruzioni e finisce i pasti. La sua condizione fisica è ottima. Non ho rilevato nessuna deviazione nel programma. L'umano è molto efficiente. Giorno 125. Il programma è efficace. Eva risponde bene alle indicazioni. Rispetta la routine senza problemi. Ogni azione che compie è prevista dal programma. Ho rilevato una leggera anomalia alla fine della giornata. Niente di allarmante. Eva non ha rispettato uno dei comandi. Niente che non possa essere risolto. Tutto procede alla perfezione. Giorno 253. Da qualche giorno rilevo qualche anomalia nel programma. Non esegue più in modo perfetto le sue mansioni. Osservo la sua attenzione che si sposta dai suoi compiti quotidiani a ciò che la circonda. Cosa potrebbe significare? Sembra che stia cercando qualcosa. Ma cosa? Non so cosa aspettarmi. Giorno 345. La situazione sta sfuggendo dal mio controllo. C'è qualcosa che non va nel programma. Eva non rispetta più le indicazioni. Agisce per sua volontà e sta prendendo coscienza di sé. Sembra quasi che le sue azioni siano dettate da un impulso. Sta uscendo il suo lato umano e io non so se sarò in grado di gestirlo. Potrebbe essere un pericolo per la rinascita dell'umanità. Ho dei timori. Giorno 481. Ho capito, finalmente ho capito. Eva non può essere controllata. La salvezza dell'umanità sta proprio nella sua natura imperfetta. Io mi sento viva, e tu?